Prima l'inaugurazione della nuova questura ad Andria, poi comandi di carabinieri e guardia di finanza a Trani e Barletta, la titolare degli interni, Luciana Lamorgese nell'Abati, il procuratore antimafia, uno Stato che si impegna non solo a parole, presidio forte contro la quarta mafia. Covid, si riattiva la terapia intensiva in Fiera del Levante, la regione lavora per mantenere a pieno regime la macchina della campagna vaccinale, nonostante le ferie estive di operatori e medici. Intanto in via Gentile il pallottoliere delle spese 2020 per l'emergenza fa segnare 369 milioni di euro complessivi. Fiera del Levante, edizione numero 85, tutta in salita, solo una trentina le aziende che avrebbero risposto all'appello per la campionaria di settembre, e così la tradizionale caravella potrebbe salpare in ritardo o non salpare affatto. Buon pomeriggio, benvenuti e ben ritrovati. In apertura la visita istituzionale della titolare degli interni, Luciana Lamorgese nell'Abati, all'inaugurazione di alcuni presidi di legalità. Andiamo subito in diretta da Barletta. Sì, parlo della questura, carabinieri, il comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza già hanno un numero che non è da poco delle forze di polizia presente. Voi considerate che su tutto il territorio ci sono circa 880 unità. Certamente noi la cosa importante è aver aperto, poi tutto è migliorabile e tutto faremo. Il nostro impegno, ecco, abbiamo assicurato l'impegno di tutti noi a che il territorio non abbia mai a sentirsi abbandonato dalle istituzioni, e ciò non sarà mai, perché il fatto che oggi siamo tutti qui presenti, e anche i sottosegretari, che io voglio ringraziare per l'attività di affiancamento che fanno con me quante volte vanno loro nei territori non potendo andare io, ed è questo importante, perché noi ci teniamo a che la nostra presenza, la presenza dello Stato, venga avvertita, che venga veramente accolta con la certezza dell'impegno da parte delle istituzioni. Perché noi sappiamo le problematiche che ci sono sul territorio, sappiamo le problematiche che ci sono per esempio nel territorio della provincia di Batta, anche sulla criminalità organizzata. Abbiamo anche delle vaste aree dedicate all'agricoltura intensiva, e anche su questo io veramente un plauso al prefetto per aver firmato quel protocollo con le associazioni per le denunce, con Mille Occhi sulla Città, e così tanti altri protocolli firmati dove ognuno, sulla sicurezza urbana, dove ognuno si assume delle responsabilità. Questo è il momento della responsabilità di ognuno di noi a ciascun livello, e posso dire certamente che la nostra responsabilità è essere qui, ma la responsabilità di tutti, e ringrazio anche le forze di polizia, i questori, il prossimo questore della provincia di Batti, i comandanti provinciali, che avranno l'onore e l'onere di avviare questi uffici, perché è un onore essere i primi di una struttura, perché poi rimane il famoso tabellone con i nomi, sarà il primo nome e rimarrà per sempre le pergamene che noi abbiamo. Però è anche un onere, perché quando si attiva una struttura così complessa, certamente i problemi sono maggiori di quelli che si possono trovare in altre realtà dove la strada è già avviata. Però certamente sono state scelte persone di altissimo livello che saranno in grado di portare avanti la loro attività nel migliore dei modi, con la maggiore efficienza, ben sapendo che dietro ognuno di loro c'è la squadra Stato, che non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza e anche il proprio contributo laddove richiesto. Grazie.
E dunque erano le parole della titolare degli interni, Luciana Lavorgese. Facciamo un passo indietro. Prima l'inaugurazione della nuova questura ad Andria, poi i comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza a Trania Barletta. E dunque era la visita istituzionale della titolare del Viminale. Il procuratore antimafia Cafiero De Rao dice: è uno Stato questo che si impegna non soltanto a parole, ma lo fa schierando i propri uomini, un presidio forte contro la quarta mafia. E allora vediamo il racconto di questa mattinata. Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha inaugurato con il taglio del nastro la nuova questura di Andria Barletta e Trani. L'edificio di nuova costruzione si trova in Via dell'Indipendenza ad Andria. Alla cerimonia, che ha visto anche la deposizione di una corona di alloro, ha partecipato anche il capo della Polizia di Stato, il prefetto Lamberto Giannini, e le maggiori autorità civili, militari e religiose. 27 luglio da ricordare perché c'è la forza della presenza dello Stato sul territorio. I presidi fissi che sono stati stabiliti qui sono fondamentali. La gente aveva bisogno di vedere le divise, aveva bisogno di vedere uno Stato che si impegna non solo con le parole ma con i propri uomini, e questo è stato fatto, è ciò che si chiedeva da tempo. E vedere la questura, una questura di queste dimensioni che si riempirà di tanti uomini, significa veramente un presidio forte che annienterà la quarta mafia. La città e la provincia intera attendeva da tempo non l'inaugurazione, attendeva il presidio effettivo, quindi gli uomini, l'operatività è quello che chiediamo. Una provincia che è molto malmessa sotto alcuni aspetti, ma che ha delle ricchezze e delle potenzialità da far emergere, e lo deve poter fare anche con l'ausilio a 360 gradi di tutte le forze dell'ordine, di tutte le istituzioni. Come sindaci della sesta provincia stiamo facendo un lavoro di interazione non indifferente, anche sotto il coordinamento del prefetto. Lo Stato c'è, è presente e soprattutto mette in campo energie e forze e soprattutto determinazione. L'importanza è oggi stabilire ancora una volta una grande relazione tra le istituzioni, perché queste comunità possano percepire non solo la presenza simbolica, ma la volontà di essere in campo, come presidio di legalità. È importante che l'operazione che parte oggi abbia anche un suo riverbero in tutti i territori e si possa diventare davvero un riferimento in una lotta alla criminalità che ci vede assolutamente da sempre in prima linea. La giornata delle inaugurazioni per sancire la presenza dello Stato ed in particolare delle forze dell'ordine nella provincia Bat si è conclusa con la Guardia di Finanza. Elevato al rango di comando provinciale il presidio delle Fiamme Gialle in Piazza Marina, sede anche del comando della Polizia Tributaria, a due passi dalla prefettura barlettana. Qui abbiamo ascoltato il presidente della Regione Puglia, Emiliano, e il sindaco di Barletta, Cannito. Come qualcuno forse ricorderà, questa è stata una delle province dove io ho svolto la mia attività di magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia. E devo dire che a quel tempo abbiamo fatto veramente i salti mortali per contrastare fenomeni criminali potentissimi. Io mi sono occupato delle indagini sul clan Anacondia, sulle estorsioni di Barletta, sullo spaccio di droga a Molfetta, tutte cose che abbiamo combattuto a mani nude, devo dire ripristinando la legalità. E quindi oggi poter festeggiare, non voglio dire una vittoria perché sul crimine non si vince mai definitivamente, però poter festeggiare il ripristino di una convivenza civile accettabile con la costituzione di questi uffici nuovi, la questura, la prefettura che era già operativa, i comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, è una grande soddisfazione. E devo anche dire, la gente, ho visto, è estremamente contenta. Una giornata di festa è una giornata storica, perché abbiamo rafforzato il nostro territorio in termini di legalità e di sicurezza per i cittadini. Barletta ha avuto il privilegio di avere il comando provinciale della Guardia di Finanza, e quindi noi ci sentiamo orgogliosi di questo presidio di legalità e di sicurezza. Siamo oggi più sicuri, andiamo avanti nella legalità, e quindi viva il nostro Stato e viva Barletta.
E torneremo sulla pagina di apertura anche nel nostro blocco dedicato ai territori. Lo faremo in collegamento da Barletta. Intanto l'emergenza con i numeri del bollettino ufficiale della regione. 132 nuovi casi positivi, 30 arrivano dal Barese, 27 dall'Eccese, 27 rintracciati nel Tarantino. C'è un decesso in provincia di Foggia, 1824 gli attualmente positivi. E intanto in regione si fanno i conti sulle spese di un anno di emergenza. Questi. Fare in modo che la macchina regga anche nel pieno dell'estate, mentre medici e infermieri impegnati negli hub provano a rallentare con le ferie dopo il tour de force degli scorsi mesi. Obiettivo: mantenere inalterato il target delle 35.000 vaccinazioni quotidiane su scala pugliese. Dalla regione lavorano al piano e se scende a 8 il numero dei positivi al Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione, sono anche le ore nelle quali si concretizza il rientro in attività del reparto di terapia intensiva della maxi struttura in Fiera del Levante dopo settimane senza pazienti in rianimazione. In via Gentile intanto si fanno i conti su un anno di risposta all'emergenza. Il pallottoliere segna quota 369 milioni di euro complessivi di spesa sanitaria Covid, 258 quelli spesi dalle ASL, 110 dalla protezione civile, secondo i numeri della commissione bilancio. Dall'assemblea si resta in attesa della contabilità analitica, ma c'è ugualmente il colpo d'occhio sulle spese sostenute dalle aziende sanitarie locali: 154,7 milioni per i dispositivi medici, 119,2 per il personale, 24,6 per attrezzature mediche e manutenzione straordinaria, 16 milioni per prestazioni di lavoro aggiuntive, 9,8 per USCA e altre convenzioni, soltanto a citare alcune voci. Nell'altro maxi capitolo figurano invece i 33 milioni e mezzo per l'assistenza medica, gli 8,6 per apparecchiature medicali, i 44,7 per dispositivi di protezione individuale, ma pure gli 11,8 milioni per l'ospedale in fiera e gli 1,8 per la fabbrica di dispositivi di protezione. Tutte spese, conferma la commissione, che risultano già coperte da finanziamenti statali, fondo sanitario regionale e bilancio autonomo, ma dall'opposizione non scendono dalle barricate e chiedono ulteriori chiarimenti. Una breve di cronaca: il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha sospeso dalle funzioni di direttrice della Casa Circondariale di Taranto, Stefania Baldassari. Il provvedimento è stato adottato, a quanto si apprende e a quanto stanno battendo le agenzie in queste ore, sulla scorta di un'informativa della DDA di Lecce, secondo la quale la direttrice sarebbe coinvolta in condotte irregolari nell'interesse di un detenuto. Vi daremo maggiori notizie nel corso delle prossime edizioni. Intanto qui ci fermiamo, torniamo tra poco con la pagina dedicata ai territori. State con noi.